Perché pop-up? Allora, pop-up perché tempo fa dovevamo cambiare il nome del programma, che già si chiamava Radioattiva, ma già l'avevamo cambiato quando abbiamo iniziato a lavorare con Rolling Stone, era diventato Jukebox on the Rocks, e ci serviva un nome per la trasmissione di Radio Popolare. Non sapevamo che nome scegliere, e al che, attraverso il supporto che abbiamo nel collettivo radiofonico di Radioattiva, abbiamo chiesto ad Andrea Mineo di trovare un nome che potesse funzionare. Radio Popolare, ma un pochino anche si distinguesse da Radio Popolare, quindi pop up. E poi l'idea bella è il pop up, la finestra invasiva sul mondo. Quindi noi spuntiamo dove la radio non ci dovrebbe essere, come una finestra invasiva sul computer, rompiamo le palle per circa un paio d'ore, sensibilizziamo, ritocchiamo i cervelli della gente e poi ce ne andiamo, così come quando schiacci X sul computer. Funziona perché siamo sempre in disaccordo su tutto, e quindi quelle poche volte in cui andiamo d'accordo scegliamo una decisione che in genere funziona. Quando una persona non sopporta me, di solito vuole bene a lui e viceversa, cioè quasi in tutti i casi soprattutto, e quindi abbiamo queste due anime, ovvero lui legge un sacco, scrive e gli interessano tutte le cose pop, sceglie la musica, io mi dedico al sociale, racconto le storie, viaggio in posti un pochino indescrivibili, e quindi ci completiamo. Diciamo che in due ne facciamo uno buono, quasi. Siamo particolarmente legati a Ostello Bello perché una delle primissime puntate live che avevamo realizzato ancora ai tempi dell'università l'abbiamo realizzata proprio qua sotto, seduti in quell'angolo, ed era stata una grossa emozione far la radio in un posto così, che a Milano aveva aperto da poco, un luogo di cui già tutti parlavano, non esistevano ostelli così a Milano, in città, luoghi di questo tipo, e Ostello Bello è stato sicuramente uno dei primi, perché siamo un po' affini dal punto di vista della filosofia, e questo è un po' quello che ci lega, secondo me, Ostello Bello.